di fondo. Dobbiamo raccontare una favola. Ci vuole un nonno. Ci vuole un nonno, bravo. Vai, e dove Francesco lo troviamo Palantò. Un anziano? Dove lo Francesco troviamo? Palantò. Qui abbiamo l'imbarazzo della scelta, però. Possiamo chiedere al maestro Francesco Valantoni. Ma non è detto. No, ma non perché lei è anziano, solo perché lei è un grande attore e quindi interpreterà molto bene i panni di un anziano. E quindi lo devo fare io. Certo, sì. Prego. Certo, ma chi altro? Allora, Francesco, sì. Tu dovrai raccontare la storia di Cenerentola. Bellissima. Ma ogni tanto. Ci saranno dei rumori che accompagneranno questo tuo racconto che non sempre saranno idonei, diciamo, alla favola, ma tu devi contestualizzare. Sì. La favola di Cenerentola. Prego, maestro. Allora, improvvisamente c'è Cenerentola con le sue sorelle che le chiedono di fare le faccende della casa. Una sorella dice fai il letto, una sorella dice lavori in cucina, un'altra sorella dice... c'è il raffreddore, quest'altra sorella che c'è il raffreddore e quindi vanno a prendere un fazzolettino della carta e quindi questo prende un fazzolettino, lo prende così bene che tutti quanti le fanno questo applauso. Brava, 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 che bello, come l'hai preso bene questo fazzolettino. Ok, a un certo punto le sorelle dicono, noi dobbiamo andare alla festa del compleanno del principe azzurro, la vita del principe azzurro. Chi dicono le sorelle? Vai subito ad aprire la porta, hai capito? Poi ho capito, sta arrivando, un momento! Vai ad aprire la porta, sto dicendo, vai ad aprire la porta. Vai ad aprire la porta! Fa aprire la porta, entra il ciambellano, vai ad aprire la porta! Ma come apre la porta Cenerentola? Una apertura di porta bellissima, tant'è che tutti ci fanno questo applauso a Cenerentola. A un certo punto, brava, brava Cenerentola, sei stata bravissima. Improvvisamente, che succede? Che accompare la fata. Sta in macchina, viene con la macchina la fata. Viene con la macchina. Con la macchina veloce, gira per la casa, gira intorno alla casa, poi finalmente è ancora un altro giro perché è divertente, c'è questa pista intorno alla casa, sì, niente, non si vuole proprio fermare questa fata, continua a girare. Improvvisamente si ferma la fata e dice, oh ma perché stai piangendo Cenerentola? No, perché vuole. E questa piange, Cenerentola piange perché vuole andare alla festa del principe azzurro, ma no, ma c'è creato tanto traffico che la cretina della fata aveva lasciato la macchina così a seconda fila. Ma chi sarà? Ma chi sarà? Andiamo ad aprire, vai ad aprire Cenerentola. Chi non è? Il parcheggiatore. Allora datemi le chiavi, qua stanno le chiavi. Il parcheggiatore si prende le chiavi e scassa tutta la macchina. C'è proprio fa la macchina proprio una cosa veramente. Allora che devo fata, io che posso fare? Devo andare o no a questa festa della inaugurazione della villa del principe azzurro? Dice la fata, adesso io ti faccio un incantesimo e ti faccio un bel vestito nuovo. Cioè, la fata fa ma con la bacchetta magica. Allora, ci fa il vestito. Mi raccomando, mezzanotte devi stare qua, mezzanotte devi stare là, mezzanotte siete fatti in tutto questo, siete fatto mezzanotte e meno quarto, neanche il tempo di andare là, saluto il principe e torno da voi a casa. Bravo! Francesco Palantoni. Francesco Palantoni.
Ma come fa? Bravo, bravo. Maestro. Un applauso. Un applauso. Un applauso glielo faccio anche io da qua, guarda. Grazie. Grazie.